Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sono qui con il mio primo squad builder dalla web app di FIFA 15 Ultimate Team. Sono davvero molto eccitato perché voglio mostrarvi questa mia prima squadra. È una squadra della Liga Portuguesa e ci sono molti giocatori argento e bagati, più anche un 5 star skillers. Ma partiamo subito dal portiere. Il primo portiere che vi presento, si tratta di un portiere che l'anno scorso era davvero molto bagato, è Elton, il portiere del Porto, Elton da Silva Arruda. Come vedete le statistiche sono davvero molto buone, 82 in tuffo, 83 in riflesso, 77 in presa. Diciamo che c'è anche di meglio, per esempio Rui Patricio non è davvero niente male, ma costa leggermente di più rispetto a Elton, perciò l'ho preferito perché magari è molto buggato quest'anno. Primo difensore centrale, un giocatore argento spagnolo. Si tratta del giocatore, anche lui del Porto, Ivan Marcano Sierra, pagato 400 crediti. Davvero molto veloce, con 71 in velocità, 74 in difesa e 76 in fisico, oltre a una buonissima altezza per questo difensore centrale. Secondo difensore che lo affianca si tratta del francese Boli, un giocatore dello Sparta Praga che mi ha sorpreso davvero molto, infatti è altissimo, 1,95 m, Willy Boli, con 82 in velocità, 66 in difesa e 77 in fisico. L'ho scelto soprattutto per la velocità e per il fisico. Vi consiglio, se non avete i crediti per questo giocatore, che ho pagato ben 2300 crediti perché spero di guadagnarci qualcosa magari con la compravendita, di prendere Martis Indy, che costa di meno ed è davvero niente male, l'oro raro del Porto anche lui. Vediamo le statistiche di Eliseu, giocatore portoghese, Eliseu Pereira dos Santos, l'ho pagato 950 crediti, a 87 in velocità, 77 in dribbling, un buonissimo tiro, 71 e un 80 in fisico, davvero elevatissimo per questo giocatore, che secondo me è da preferire comunque a Alexandro, che è un'altra possibilità da mettere sulla fascia sinistra. Mi piace davvero molto e secondo me sarà davvero molto forte nel gioco. Passiamo invece ora alla fascia destra, o meglio al terzino destro. Questo è un altro giocatore argento che, diciamo, ho comprato sperando che magari salisse di prezzo, ma che comunque ha dei parametri davvero molto interessanti. Si tratta di Daniel Ofari, il camerunense del Porto, anche lui. Vediamo le sue statistiche: 90 in velocità, che diciamo è la sua caratteristica principale, ha un 70 in dribbling, davvero niente male, oltre a un 75 in fisico, tutto sommato niente male per un difensore che ho pagato 1600 crediti e spero che si rialzerà. Veniamo ora al centrocampo di questa squadra della Liga Portuguese. Primo giocatore, si tratta dell'argentino del Benfica, Perez, davvero un giocatore che mi ha sorpreso molto. Enzo Perez l'ho provato anche l'anno scorso, è uscito già Team of the Season nel FIFA 14. Come vedete l'ho pagato un po' tanto, 3800 crediti, però sfortunatamente stavano salendo i prezzi, quindi ho dovuto prenderlo. Come vedete abbiamo un 80 in velocità davvero molto buono, un 78 in passaggio molto elevato per questo giocatore, unito a un'ottima fisicità e un ottimo dribbling per questo giocatore, che è molto propositivo in fase offensiva. Passiamo invece a un'altra parte del centrocampo. Nella parte sinistra troviamo un giocatore portoghese dello Sporting di Lisbona, si tratta di William Silva de Carvalho, che è diventato proprio quest'anno un giocatore oro. L'anno scorso vi ricordo che era argento, l'ho pagato ben 300 crediti, davvero pochissimo. Come vedete la velocità è davvero molto scarsa, 59, però abbiamo un 80 in difesa e un 84 in fisico. Secondo me questo può essere, diciamo, il degno erede di quello che era Matic dell'anno scorso in FIFA 14. Davvero molto buono questo giocatore, che spero che sarà forte in FIFA 15. Vediamo ora il centrocampista centrale di centrocampo. Si tratta del giocatore del Porto, Quintero, il colombiano, davvero molto interessante. L'anno scorso era fortissimo. Come vedete si presenta in questa sua versione con 75 in velocità, 70 in tiro, 75 in passaggio e un buonissimo dribbling, 84. Per un giocatore che ho pagato solo 400 crediti, diciamo che ho scelto Juan Fernando Quintero solamente perché spero che sia buggato come l'anno scorso. Passiamo ora alla parte offensiva di questa squadra e partirei proprio da un nuovo 5 star skillers che vi presento in questa squadra. L'ho voluto acquistare per primo, il mio primo giocatore su Foot 15 è stato Ricardo Andrade Quaresma, proprio perché volevo prenderlo subito perché temevo un rialzo di prezzo, infatti sta alzandosi di prezzo in questo momento. L'ho pagato 4300 crediti, ha una velocità davvero molto buona, 84 in velocità, un dribbling elevatissimo, 85, un tiro niente male, unito a un buonissimo passaggio, oltre al fatto che ha 92 in effetto, quindi i cross di questo giocatore saranno perfetti. Il magico Trivela Quaresma, con 80 in overall, consigliatissimo questo giocatore. Anani è davvero consigliato anche lui. Passiamo invece ora alla fascia sinistra di questo attacco, è composta da un giocatore davvero nuovo, si tratta di Rafael Andrade Ferreira Silva, un giocatore dello Sporting Braga, che mi ha sorpreso soprattutto per la velocità e per il dribbling, 89 e 81, oltre che secondo me potrà essere un giocatore davvero molto buggato, visto che l'ho pagato solo 700 crediti. Se invece volete un'alternativa, per esempio skiller, vi consiglio Shikabala, il giocatore con 5 star skill. Veniamo dunque all'ultimo attaccante, ancora lui, il colombiano Jackson Martinez. Non poteva mancare in questa squadra del Portogallo, uno degli attaccanti più completi della Liga Portoghese. Come vedete 82 in velocità, 78 in dribbling e 85 in fisico, davvero
fortissimo fisicamente questo giocatore, l'ho pagato 3100 crediti, giocatore da cui mi aspetto davvero molto in questo FIFA 15 Ultimate Team e ho davvero molti buoni presentimenti riguardo questo giocatore. Ragazzi, questa era la mia prima squadra su Foot 15 Web App, si tratta di una liga portoghese che ho pagato più o meno sui 18.000 crediti, questa è la mia prima squadra, spero che vi sia piaciuta, scrivetemi nei commenti se avete qualche suggerimento per migliorarla, lasciate un mi piace a questo video, infatti se raggiungeremo 100 mi piace o comunque ci avvicineremo vi farò un video sulla compravendita per come guadagnare crediti in questa web app, ma proprio molto specificatamente, infatti sono riuscito a fare davvero molti crediti con questa web app. Vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo mio primo squad builder sulla web app, se volete un video sulla compravendita, ma vi dico già che a breve ci saranno anche altri video sia su Riccardo Quaresma in particolare, ma vedrete, e un altro video su una nuova squadra che sarà questa volta spero un'ibrida. Detto questo, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.